Cari telespettatori, buongiorno e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento con la nostra trasmissione A tavola con Tele Varazze. Quest'oggi, per problemi tecnici di tempo, sono partito dalla cucina che voi conoscete bene, dove sono qua. Renato! Oh, e qua facciamo una sorpresa, ragazzi! Guarda che sorpresa! Che spettacolo! Che cos'è questa roba qua? Queste, vedi, queste sono erbe spontanee, vedi? Sì? Queste sono i tarassaco, queste sono i lacialebbre, questo è il, come si chiama? Questi sono i sciopetti o vischio, e questo qui invece è i cantagalletti, si Allora, noi chiamano. siamo molto distanti dalla Questo perché ci dà telecamera. l'amaro, questo serve perché Sì, si mette no, ma ti dell'amaro. dicevo, siamo distanti dalla telecamera. Adesso iniziamo la ricetta. Niente, non vi posso dire seguiteci in cucina perché ormai siamo in Sì, cucina. certo. Vado io a prendere la telecamera, la porto qua così le illustriamo tutte. Va Con bene, queste prima bisogna erbe, lavare bene, ovviamente, poi le ma prima facciamo gliele illustriamo bollire. bene. Con queste erbe selvatiche, spontanee, come dici te, cosa prepariamo? Andiamo a fare un ravioli, si può fare anche una torta, ma andiamo a Sì, fare un un ravioli. raviolo Beh, della della transumanza, trasformarsi. come condito come viene fatto in transumanza, uguale, Benissimo, prendo la telecamera e vi porto da vicino a tutti, così uguale, osservate bene queste verdure. Perfetto. Eccoci qua, ho preso la telecamera, così come da promessa ti riesco a farle vedere ai nostri telespettatori molto bene. Che cos'hai sulla Questo mano? è il cantagalletto, Cianta galetto. no? Sai perché? Perché questa pianta qua non è che faccia tanto, perché quando lo fai cuocere questa qua sparisce, perché adesso bisogna lavarla Sì. bene. Però ci dà un amaro strano, un amaro speciale nei ravioli, un amaro che. Questa cosa sicuramente te la sarei andata a cercare te Certo. conoscendoti. Non è che siamo ancora a un periodo che non ce n'è ancora tanto, perché questa pianta qua. Queste piante qua sono belle raccolte a primavera, quando siamo già a metà aprile, Siamo ancora un po' ecco. distante, però, Sì, dai, un mesetto ci però siamo. le abbiamo trovate. Questo lo conoscono tutti, questi sono chi li chiama San Pietri, chi li chiama Dente di Canne, chi Questa lo qua Dente di sembra Leone. che sia quasi tutto l'anno questa. Sì, questa è una pianta La che, conosco sì, anch'io. è una cicoria selvatica, dai, Sì. questa. Però per fare questi ravioli è una meraviglia, ecco. Poi c'è questo qua, questo, vedi? Queste sono praticamente, ci sono i sciopetti che sono un po' più piccoli, questi qua invece sono un po' più grossi, lo chiamano anche vischio questo. E di nuovo questo qua, una bella verdura. Ecco, se fossimo più avanti mettevamo un po' di bruscandoli, sai trovare un po' di bruscandoli, quelle cose lì? Questo, Questa verdura qua è sì. difficile trovarla dal fruttivendolo. Certe parti la tengono, quando siamo in primavera, magari su da. Questo invece è quello che lo chiamano anche lacialebbre, non so come lo chiamano qui a Varazze. Questa è di nuovo una pianta che si sta molto bene dentro i ravioli, ecco. Ma questa qua è la. E che questa, sai cosa fa? Questa nasce, una volta che ha fatto il fiore, poi spiga e diventa che quando la vai a mettere. Ti lascia delle file dentro, perché questi sono bastoni, capisci? Sì. Quindi bisogna pulirla bene, prendere fogliolina per fogliolina, perché altrimenti quando te la vai a mangiare poi ti trovi questo bastoncino. E non è E bello. non è bello, no. Ecco, con queste verdurine qua si devono fare cotte, ma si può fare anche i ravioli con le erbe crude. Ah. Sì, c'è un sistema diverso, no? Praticamente. Le tagli un po' alla carlora, un po' grossi, no? Sì. E vedi il tagliato che fai Sì, fiore? questo qua lo conosco. Ecco. Quando l'hai tagliato, ci dai il sale, lo metti dentro una bacinella col sale e lo lasci stare lì. Dopo un'ora vedrai che avrà dell'acqua. Lo strizzi molto bene e poi lo vai a. E poi lo vai a, come si dice, lo vai a cuocere e vedrai che ti. Adesso andiamo di là, lo mettiamo nel lavandino. Renato, adesso noi, le nostre. Andiamo a tirare su, io abbiamo dell'acqua bollente, andiamo a mettere nell'acqua bollente e ripassiamo subito Ok. a fuoco, eh? Ok. Facciamo bollire, l'acqua è bollente, Sì, per quanto lo facciamo eh? bollire? Per un 10 minuti, un quarto d'ora, non di più, sono talmente tenere. Ok.
Andiamo a fare il nostro ripieno. Allora, andiamo a vedere che te stai mesciando le nostre verdure spontanee che per stringere i tempi le hai fatte raffreddare e le hai passate con la mezzaluna, no? Esatto, con lo tritate. Io la mezzaluna non la do, però dopo il coltello, sai? Ok. Però va bene, anche se magari qualche d'uno, una ragazza non sa adoperare il coltello o coso, può farlo anche nel tritacarne, Sì, o se no ci metto un po' di più in pana, come faccio io, poi ci lascio le dita. Vabbè, dai. Aggiungiamo due uova. Ci ho messo due perché complete, con tuorlo e albume. A me piacciono anche le uova, si sentono, ecco. Sì. Anche a me piace molto l'uovo. Adesso andiamo a mesciare il nostro composto. Vedi. Lo andiamo a amalgamare. Praticamente sì, Adesso mettiamo un po' di sale. Sì. Sarà troppa? No. Penso proprio di no. Poi ci mettiamo un'aggiunta di pepe nero. Mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva. Sì. Quanto ne andiamo questo a mettere? Questo qui è il ghiglione. Ce l'ho un bel cucchiaio, eccolo. Un bel cucchiaio abbondante. Sì, perché i ripieni senza mi dicevi cos'avevano la transumanza avevano in abbondanza, avevano tanto formaggio. Difatti ho visto che ne hai aggiunto, ecco, che cos'è, formaggio grana già, sì, formaggio grana già passato, me lo sono preparato lì per stare lì un po' una bella mangiata abbondante. ci vuole. Poi andiamo a mettere, che cos'è questa? Una ricotta di pecora. Vedi che bella, che molto fine, bella, Due bei cucchiai, se non tre abbondanti. Tre cucchiai, dai. Ma nessuno lo mette in dubbio che te fai Roma non buona. Vabbè, ma sai, a volte. E qua vediamo la nipote di Renato, la mezzana. Cosa dice la... Però... Allora, mi sembra che il nostro composto sia abbastanza compatto, no? Fai una bella aggiunta, un'ulteriore aggiunta. Sai perché? Perché su, quando andavano su negli alpeggi, il formaggio c'era tutto quello che volevi. Sì. Quindi non è che mangiavano il primo, il secondo, l'antipasto, il primo, il secondo e magari qualcosa... Mangiavano un bel piatto di ravioli e basta, tutto il più un pezzo di formaggio con un pezzo di pane. E doveva essere un signore il piatto di ravioli. Allora logico, lo facevano buono, perché lo facevano buono? Perché gli mettevano tanto di quel formaggio che ci stava dietro il cucchiaio. Beh, problemi di ossa non ne avevano. No, a quello sì. Scusate, ma io devo assaggiare. Com'era, Renato? Buono. Non avevo dubbi. Nel frangente ho visto che hai buttato ancora un pizzico di sale. Sì, appena appena, perché mi sembrava un po', sai. Che poi è buono il tuo sale, perché è un sale aromatizzato. Sì, ma vedi che è un sale perfetto, comune, da cucina, però aromatizzato con dei gusti. Cosa facciamo? Andiamo a fare questi ravioli? Andiamo, vieni con me? Andiamo, vengo. Dai, vieni. Ti seguo. Renato, tu come al solito al suo giro mi hai anticipato. Stai stendendo della pasta. Però prima che mi fermino per la strada e i nostri telespettatori mi tirino le orecchie, giustamente, mentre stai lavorando non ti voglio rompere troppo le scatole, però mi devi spiegare come hai fatto il composto della pasta. Allora, la pasta qua è una pasta semplicissima, ho messo un chilo di farina. Un chilo di farina doppio zero. 100 grammi di 100 grammi di semola. Sì, che semola, che farina è? Semola è una farina un po' più spessa, più il fiore della farina. Che comunemente si trova da tutte le parti. Sì. Poi, essendo, gli dà un po' di nervo, gli dà un po' di consistenza, giusto? Benissimo. E poi dopo ci ho messo un decilitro di vino bianco. Ma hai detto vino bianco. Sì, l'importante è che non sia magari aromatizzato, fruttato. Vino secco, ecco. Vino secco. E poi ci ho messo altrettanto di olio, ecco, più o meno. Ci ho messo un altro decilitro d'olio. E quanto sale? E sale circa un 15 grammi di sale, anche meno. 15 grammi del mio sale va bene, perché il mio sale non sala tanto, sai? Al massimo poi si aggiusta. Sì, ma si aggiusta con l'acqua di cottura, no? Ma certo, ma però 15 grammi di sale va più che meno. Ok, allora ti raggiungo e voglio vedere quanto spesso fai della sfoglia. Però quello solo lo faccio passare un paio di volte da dargli un po' di consistenza, no? Certo. Poi vado a metà più o meno. Hai detto che un po' di volte l'abbiamo passato sulla grossa, poi ti sei emozionato che ti è caduto tutto. Sì. Poi facciamo che passiamo qualche volta alla metà. Alla metà, una volta alla metà e poi l'ultimo. E poi l'ultimo.
Perché fai tutti questi passaggi, Renato? Prima di tutto perché la pasta diventa bella, sì, è lavorata, quindi si rinforza. Sì. Seconda cosa, lo passo molto sottile, sai perché? Perché il ravioli deve essere con tanto ripieno e poca pasta. Perché altrimenti sai cosa mi faccio? Mi faccio un cannellone. Devo vedere un attimino la consistenza, come potete vedere, blì, quanto è? 2 mm massimo. Sì, è proprio bella bella fine. Molto molto fine. Essendo fine così è un piacere, capisci? Eccola qua. Allora hai consigliato di passare la farina solo da un lato. Solo da un lato, sì. Perché poi. Sì, sai perché? Dimmi. Passandola solo da un lato. Sì. Tu hai la farina, la pasta. Che non c'è bisogno di fare dei problemi di questo o quell'altro, che non si attacca più. Si attacca bene da questa parte, ma dall'altra parte che c'è la farina non si attacca più. Io ho dato la farina dall'altra parte. Allora, visto che hai preso un sac à poche, sì, all'interno del sac à poche inserisci tutto il ripieno. Il ripieno che hai fatto prima, poc'anzi. Tieni presente? Che quando erano su nelle marghe non avevano un piano di lavoro come ce l'ho io, che la maggior parte delle volte la pasta la tiravano sopra il, come si chiama, sopra una pietra, poi sono venuti che hanno un po' messo, sai, però ai primi tempi si sono evoluti, ragazzi, sì. La prima cosa che facevano, sai cos'era? Era il forno. Ma si parla di che anni? Parla dei primi, praticamente fine 700, primo 800, ragazzi, qui, questa è una cucina che non c'era ancora né le patate e non c'era neanche i pomodori, neanche i fagioli, c'era solo un fagiolo che ne veniva dalla Persia, che da noi lo chiamavano fagiolo di Achille, perché Achille era un greco che l'aveva portato, sembrava che avessero portato i greci, ecco. Allora, vediamo l'opera Renato col suo sac à poche. Vedi, sto imparando anche i termini tecnici della cucina italiana. Sì, ma il sac à poche è una trovata per fare il ravioli, perché li fa tutti uguali. Mentre se li fai con la forchetta e. Poi sbagliate, hai ragione. Invece te, non ne sbagli uno. Beh, te c'hai anche la cadenza. Beh, vabbè. Andiamo a chiudere. Questo è un bel raviolone, Con che facilità che operi. Io le volte che provo le tue ricette a fare a casa. No, ma non ci vuole la tua facilità. Ci vogliono 2 secondi, Non ho anche la tua cucina, però. Uno che c'ha un piano di lavoro così può lavorare solo bene. Ma più che altro che tu hai tutto pronto, io mi devo preparare tutto. Molte volte mi dimentico qualcosa e devo correre. Quando li facevano su nella transumanza, avevano poveri Cristian. A volte ci penso, dico. Però. Più che un raviolo, questa è una turla. Oh. Lo sai che le chiamano turla quando sono grosse così, Adesso cosa dovrei fare? Togliamo la pasta in eccesso, no? Sì. La pasta in eccesso la togliamo qui. Cioè magari se uno avesse un po' più di ripieno la può riusare. Sì. Eccola qua. Sono fatti un po'. Vedi che sono tutti uno diverso dall'altro. Saranno fatti un po' tutti diversi dall'altro, ma però presumo che nel piatto facciano una grande diversità. È bello anche sentirvi un po', sai, che non avere tutte le cose, siamo abituati a questi prodotti che sono tutti standard, no? Sono tutti misurati al millimetro, no? Bisogna cercare? Quando si fanno bisogna cercare di fare di uscire un po' tutta l'aria che c'è dentro, sai? Perché l'aria all'interno potrebbe. Potrebbe magari in cottura te li potrebbe anche scoppiare. Ah, ho capito. Non è che faccia dei danni diversi, ma magari essendoci della cottura, perché dopo l'uovo cuocendo questi devono, esempio, gli altri hanno
Il gnocchi della trasumanza mi hai detto che bisogna farle cuocere un po' di più degli altri perché hai messo l'uovo crudo, giusto? C'è l'uovo crudo. Abbiamo messo due uova crude, sì, con tuorlo e l'uovo, albume. L'uovo è giusto che cuocia, per due motivi. Il primo, perché l'uovo potrebbe essere, se nella trasumanza avevano delle uova che allora la salmonella non esisteva. Certo. Però c'è la salmonella, quindi deve essere cotto l'uovo, uno. Seconda cosa, cuocendo l'uovo si indurisce, certo. Quindi ti dà, altrimenti se mangi quel raviolo, quando lo metti in bocca sembra molle, sai che deve, no? Sì. Sembra roba da malati, no? Quindi lo facciamo cuocere un po' di più dell'altro. Sì, un po' di più dell'altro. Ossia, l'altro quando è salito a galla andava bene, questo invece lo facciamo ancora respirare un attimo, no? Non è che abbiamo... Siccome è avanzato ancora un po' di pasta, sì, e ci avviene anche un po' di ripieno, riproponiamo l'operazione di prima, no? Così facciamo capire meglio i nostri telespettatori come si usa il sac à poche. Io la prima volta che l'ho usato ho avuto un po' di leggera differenza, ma poi ti spiegherò a telecamere chiuse come perché ho fatto il sac à poche. Bello, svela tutti, ho preso un sacchettino di cielo fatto trasparente, un po' più duro, l'ho messo tutto da una parte e ho tagliato un lembo e ho fatto un sacco di Beppe Godino. Anche quello va bene. Qua, allora approfitto che ne fai degli altri. Allora facciamo vedere bene il movimento ai nostri telespettatori, così capiscono bene come vanno chiusi e confezionati. Sono talmente semplici a chiudere. Pronti. E je sont fait. Per far sì che non si attacchino, ho visto che su questo piano, come lo possiamo chiamare, su questa teglia ho messo un po' di seme qua sotto, sai? Quella che hai usato anche 100 grammi per il pasto, giusto? Esatto. E ho visto che adesso nel frattempo hai anche acceso un bel fuoco sotto di una pentola. Li vogliamo cuocere, cosa dici? Eh sì, li proviamo, poi vediamo il piatto finito, così siamo tutti contenti. Certo. Sia al ristorante che a casa. Vogliamo anche assaggiare, che cazzo vogliamo? Adesso ti fermi un secondo, intanto l'acqua nella pentola non sta ancora bollendo. No. Vedo che stai preparando ovviamente del burro quanto ne mettiamo? Ecco, una noce di burro. Cos'è? 20 grammi? Sì. Perché hai fatto una porzione? Fossero per 5 porzioni, quanto bisogna metterne? Mettine praticamente ci vuole 50 grammi di burro, 60 grammi di burro, su. Sì, però mi dicevi che più la gente aumenta, non è che bisogna mettere un chilo di burro. Bisogna arrivare a un tot, non so, a 100 grammi e poi fermarsi, 100-150 e fermarsi. Per una persona mettiamo 20 grammi di burro, se lo facciamo per 10 minuti... 200 grammi di burro sono già esagerati, ma 100 grammi va 100-150 va benissimo, anche se fossero 30 persone. Ogni volta che si sale di cosa si abbassa la gradazione di burro, certo, se no poi arriva allora hai poggiato sul fondello della padella allora il burro che vedo il burro, che si sta ammollando e due foglioline di salvia fresca, sì, proprio. Il poi, fuoco è abbastanza meglio. Quando siamo alla fine facciamo saltare, mettiamo questa gnocchi qua. Però che, adesso, come vedi, ti dico una cosa, io stamattina. Come vedi, tira il freno a mano e mi spieghi come l'hai fatta. Prima di tutto, Io stamattina ho preso queste gnocchi qua, vedi? Sì. E vedi che è un po' bruna, un po' brunetta. Sì. Perché non avevo tempo di. Questi qui bisognerebbe metterli alla sera quando si va. Come dire, lo metti a bagno nell'acqua tiepida, ci siamo? Sì. Tutta la notte nell'acqua tiepida, poi al mattino. Le spelli? Col temperino così, col spelucchino, gli togli la pelle la più grossa. Allora invece di rimanerti così, rimane più bianca, rimane più chiara. La verità è che se rimane un po' più scura, per me sì, è la stessa. Sì, non fa niente, però se dovessi fare ti macchia un po' la pasta, non ti dà la pasta un po' più scura. Però come bontà non cambia niente, ragazzi. Certo. Non cambia proprio niente. Allora, è un po' più bella, ecco, vedi che è un po' scurina, è un po' brunetta, no? A me lo sembra, però va bene, dai. Come si fa? Spiega. Poi niente, poi prendi burro. Burro quanto?
pezzo di burro, non tanto, io ho messo un bel... qui 50 grammi. Praticamente l'ho fatto nel frullatino, quello lì piccolo. Sì. Ci ho messo più o meno un po' più di quello che ho messo qui nella padella. Cioè, cosa hai fatto? Un 40-50 grammi? 40 grammi, neanche. 40 grammi di burro. Sì. Poi ci ho messo due cucchiai di come si chiama, di quel fior di latte. Sì. E poi ci ho messo formaggio grana. E le noci ci hanno messo, ecco, il doppio di queste. Sì. Quindi, queste qui cosa sono? Te lo dico subito. Queste sono, abbiamo 150 grammi, quindi ho messo 100 grammi di... Un 100 grammi abbondanti. 100 grammi di noci, ecco, non ho messo di più. E poi l'hai passato... Frullato tutto, un pizzico di sale e appena di pepe. E poi l'hai lasciato riposare. Sì, poi l'ho lasciato riposare lì. Vedi che adesso sai cosa c'è? Questa è una salsa che bisogna tenerla in forno, magari in forno, in frigo. Sì. Perché lasciandola fuori vedi che si ammolla. Perché si ammolla? Perché il burro che c'è dentro si è rilassato, no? E quindi mi dà... Ma è meglio perché si ammalga di più. Bene. Il burro nella padella è sciolto. Sciolto, sì. Qua la pentola mi sembra che sta bollendo. Ricordiamo che acqua del rubinetto che l'hai fatta scaldare e hai aggiunto un pizzico di sale, ovviamente. Pizzico di sale, sì. Bene. Adesso noi andremo a versare i nostri ravioli della transumanza. Te l'ho detto che vanno cotti un po' di più degli altri, Sì, perché abbiamo aggiunto l'uomo nell'impasto. Quindi prima che entri il caldo all'interno devono stare un po'. Sì. E poi mi hai detto anche perché abbiamo aggiunto dell'uomo all'interno dell'impasto. Sono molto attento, Bravo. A scuola non lo ero come così sono. Così mi piace. Renato, io direi che sono pronti, no? Vedi che belli che sono, quando si vede il ripieno dentro, vedi? Sì. Eh? Non sono scoppiati. Vedi che il ripieno... Hai fatto un'ottima misura. Comincia a tirare adesso il ripieno. Sì. Un secondo, Ma mi dicevi, spieghiamo perché sono pronti. Vedi com'è? Vedi la trasparenza, poi toccandoli senti che il ripieno si è ripreso. Siamo lì. Ce n'era ancora uno? No, non ce n'era più, meno male. Bene, eccoli qui. Facciamo dargli un giro così. Ci siamo? Un giretto appena. Sono ancora qua. Ma mentre stanno tirando sulla pentola... Sì, stanno tirando sul fuoco. Hai messo un... pizzichino di formaggio. Sì, un'aggiunta di formaggio grana. Adesso, fuori dal fuoco... Abbiamo fatto l'aggiunta della nostra salsa noce, Eccolo, è bello pronto. Hai visto che bello? È pronto da impiattare. Hai visto che bello? Andiamo a richiamare quelle verdure che ci sono all'interno. Ancora una piccolina. Per aggiungere l'ultimo tocco di formaggio hai messo un fiorellino a chiuderla, ad abbellire la tua opera d'arte. Che c'è da ridere, Renato? Un piattino non è difficile a farsi, però questo ritroviamo i piatti di una volta, il sapore che avevano i nostri avi, i nostri antenati. Questo piatto qua risale prima che Cristoforo Colombo scoprisse l'America. Quindi è un piatto che non ha un anno.
e a qualcuno di più. Signori, assaggiatelo, diventeremo amici, vedrà. E buon appetito. Buon appetito a tutti. Tu hai bandito una cucina che era un peccato fare la chiusura dall'altra parte del tuo locale, perché hai messo dei fiori e delle piante stupende che la arricchiscono di un colore magnifico. Un po' di basilico. È peccato che sono molto, molto profumati. Sì, sì, sì. Adesso questo, il prossimo sarà tanta menta. Bene, bene, bene. Così faremo i piatti con la menta. Siamo partiti per fare un ravioli e ne facciamo tre oggi. Benissimo. Allora, con che vino lo associamo? Ah, questo qua ci vorrebbe, guarda, o un bel dolcetto o un bel ormeasco, guarda. Proprio di quelli, sai, di pronta breva, di quegli ormeaschi che ne bevi un bicchiere e ti viene voglia di bere un altro. E questo qua è il suo piatto per quel vino lì speciale che hai detto prima. Sì, questo è il piatto giusto per l'ormeasco, oppure un bel dolcetto, ma un ormeasco che fa parte della ballata, ecco. E con questi fiori sì, riesci a dare un tocco importante, sì, ma a questo piatto. Questi piantina qua che sarebbe questo cantagalletto, lo chiamano, perché c'è sto fiorellino, vedi che, perché gli dà un amaro assaggio, è assaggiato? No, adesso lo assaggeremo. Gli dà un amaro particolare, perché non c'è nessun'altra erba che sarà un po' come l'erba marrognola, quella che mettono quando fanno l'erba amara, no? Con l'erba amara, ci mettono quell'erba, che è una specie di camomilla, ma non è una camomilla. No. Sono quelle piante che hanno quel profumo, quei sapori che solo vedendo quella pianta lì lo trovi. Allora, a voi abbiamo detto le piante principali, cioè abbiamo fatto vedere, sì. Così andate prima a cercarle, perché è difficile trovarle. È bello anche andare. Fate a una bella scampagnata, che è anche molto salutare, sulla nostra costa. Ce n'è da tutte le parti. Che fantastica, sì, adesso, sono tutti. Adesso che viene la primavera trovate tutte quelle che volete di questa qua. Provatela a fare. Sono genuine. Non ha, no, ossia, se non sono quelle lì senza nessun colgino, senza nessuna cosa, che vengono spontanee. E poi sono buone perché hanno dei sapori che sono particolari, dei sapori unici, ecco. È una ricetta che non è impegnativa. No, perché l'unica cosa che ci vuole è sto cucchiaio di ricotta, mettete una ricotta buona, che sono proprio buona. Con i prodotti buoni, sì, i piatti buoni, esatto. È difficile che non perché vengano. Perché poi ce ne vogliono talmente poco, due cucchiai di ricotta ci vogliono, già che ce ne vogliono dei chili. Certo. Sì. Niente, signori, grazie di seguire i nostri programmi, provatela e alla prossima ricetta. Grazie Renato. Ci mancherebbe. A dopo. Dai. Ciao. Dai che ci divertiamo. Ok.